Ricordare, ieri, oggi. Aprire il cassetto dei ricordi significa ricordare infiniti ieri, infiniti giorni che hanno seccato i loro petali fra le pagine del diario dell'esistenza. Sfogli le prime pagine e trovi una vecchia fiaba, amica dell'infanzia, seccata nel petalo di uno ieri fatto di sguardo rapito, dalle fantasie inventate per distrarti. Sfogli ancora le pagine dell'esistenza e trovi un giorno passato fra i sogni di adolescente. Il mare, la primavera, un dolce sguardo, tutto seccato in un petalo chiamato amore. I giorni passano e i petali aumentano. Colmano infinite pagine con i ricordi chiusi nella loro essenza. C'è uno ieri di bambino, uno ieri di adolescente, uno ieri di pianto e uno di gioia. Sfogliando infine giungi allo ieri di oggi. E nel petalo seccato ci sei tu, te stesso, il sogno vero, il tuo conoscere autentico. Ora sei giunto a metà libro, ma piegando quel petalo ancora vivo, chiudi il libro della vita e, chiudendo con esso gli occhi, scrivi sulla pagina infinite cose che racchiudi dentro. È allora che inserisci il tuo segnalibro, chiudi i ricordi e vivi il presente, la tua realtà.